se io li avessi lasciati stare, sarei andato via senza problemi. Loro spadroneggiano, fanno i loro traffici, sono in una situazione di estrema sicurezza qui dentro, al contrario di fuori. Una scuola di Modena, due gruppi di ragazzi, un professore e un diverbio finito in una colluttazione che ha causato piccole lesioni di un giovane studente e un malore per il docente. Proprio di fianco a questo cancello è passato il professore che ha visto gli studenti fumare, a suo dire li ha redarguiti e da lì è partita la colluttazione. È giovedì scorso e poco dopo la fine delle lezioni, Stefano Longagnani, professore di matematica dell'Istituto Corni di Modena, passa di fronte al cancello del vicino istituto professionale. A suo dire, sorprende alcuni studenti maggiorenni di quinta, intenti a bivaccare con una sigaretta in mano, li rimprovera e comincia a riprenderli col cellulare. Un docente vede un gruppo di ragazzi che fuma e bivacca nel cortile della scuola e dice loro di andare in classe e di smettere di fumare. Questi si arrabbiano, io ho fatto una foto per identificarli perché non vengono mai identificati. Uno di questi si è arrabbiato, mi ha portato nella sua vicepresidenza dicendo che il vicepresidente mi avrebbe punito. Poco dopo la situazione si ripropone. Scendendo nel cortile, il professore viene, secondo la sua versione, preso a male parole da altri studenti, questa volta di seconda, quindicenni. Ne nasce un diverbio, un altro, in cui sono gli stessi studenti a chiamare le forze dell'ordine. Mi hanno circondato e hanno iniziato a inveire contro di me. Io ho preso a filmarli per ogni evenienza e dopodiché mi hanno messo le mani addosso, mi hanno quasi soffocato e io a quel punto ho dovuto anche reagire per togliermelo di dosso perché non riuscivo a respirare, sono asmatico, ho avuto un inizio di crisi asmatica. Sono rimasto molto male, lasciatemelo dire, dal tentativo della dirigente di incolparmi. Questo è, come dire, abbastanza scandaloso.